Tutte le attività umane si svolgono sulla superficie terrestre, quindi all'interno di uno spazio. Lo spazio non è solo geometrico, ma è anche simbolico e relazionale. Chi è lo specialista dello spazio? È l'architetto. Quindi la figura dell'architetto è sempre più importante più la società diventa complessa. Il ruolo dell'architetto è prevalentemente quello di tenere insieme più saperi, di controllare dei processi decisionali molto complessi. Il corso di laurea in architettura dell'Università di Catania, che ha sede a Siracusa, forma i ragazzi ad affrontare tutti gli aspetti progettuali che riguardano lo spazio a tutte le scale. Si diceva una volta dal cucchiaio alla città. Oggi diremmo dal design all'area vasta, alla progettazione del territorio e del paesaggio. Io ho deciso che sarei stato un architetto nella vita a 15 anni quando il mio professore di geometria descrittiva e architettura ci ha mostrato la casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright a Derrance. E lì ho capito che l'architettura non è soltanto rispondere a una necessità, a un bisogno, ma è un qualcosa che si eleva a un altro significato più alto. L'architettura è un'arte che vive della relazione dell'uomo nello spazio. L'architettura si insegna conoscendo le architetture, conoscendole fisicamente. Studiare architettura a Siracusa offre l'opportunità di sperimentare lo studio del passato, degli oggetti della città, del tessuto edilizio del passato, come fonte, come riferimento per immaginare il nostro futuro. Un aspetto specifico del corso di laurea in architettura in generale, in particolare di quello di Siracusa, è che consente agli studenti di fare esperienze di viaggio ed altre esperienze che arricchiscono la sua formazione. Architetto è un bravissimo direttore dei lavori, architetto è un bravissimo progettista, architetto è qualunque persona che si occupi di costruire. Costruire significa pensare al futuro. L'architettura fa questo, cioè crea luoghi in cui l'uomo vive la sua vita. Ogni strada, ogni edificio, ogni scorcio che noi vediamo è stato appositamente progettato affinché potesse adempiere al migliore dei modi allo scopo di essere appunto la città per gli uomini, lo spazio per poter vivere. Gli spazi che l'architetto produce a tutte le scale sono spazi in cui vivono gli altri uomini. Cosa c'è di meglio di questo?